Giro d'Italia, direi. Annata grassa questa per i fanesi amanti del ciclismo, Tirreno Adriatico ed oggi passaggio del Giro d'Italia. In attesa del Giro? In attesa del Giro. Ma lei è un ciclista però? Un forte ciclista. Ecco. Dille Franco. C'è una grande passione sia sportiva che anche di tifosa. Sì, è da 42 anni che vado in bicicletta, quindi prima gareggiavo, adesso basta. Una bella cosa il Giro a Fano. Ormai sono grande, sì. Anche la Tirreno Adriatica è stata una gran bella cosa. Grazie. Tutte e due le cose sono belle, questa poi è particolare. In tanti, già da mezzogiorno, si sono assiepati attorno al Pincio, dove è arrivato il carrozzone colorato e fracassone della carovana del Giro, con tutte le democare e il merchandising per scaldare la folla. Musica a palla e gadget per tutti. Poco meno di una mezz'oretta e poi l'allegra comitiva è ripartita per far tappa a Pesaro, in piazzale Aldo Moro, per ripetere lo stesso rituale. Uno, due, tre, le mani su, 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 su! Esatto, dal 2016 hanno deciso di rifare tappa a Fano. Cosa c'è di meglio del Pincio per accoglierli, con tutti i mezzi colorati, anche molto rumorosi ma divertenti. Regalano tanti oggetti per i bambini, fanno un po' di pubblicità, quello che è anche il Giro. È una bella emozione. Dopo la Tirreno Adriatico ci voleva un altro evento di ciclismo, nell'attesa e nella speranza di avere ancora altre tappe del Giro d'Italia, perché no, della Tirreno per il prossimo anno. Da lì in poi a Fano si è rimasti in attesa dei protagonisti del Giro, i ciclisti che affrontavano la 12ª tappa Osimo Imola di 214 chilometri per la quasi interezza, tutti sulla statale 16. Non vediamo da allora che passi il Giro d'Italia. Stiamo a vedere una bella tappa. Da un po' che la seguo, dall'inizio che la seguo e in TV. È una bella cosa che passa pure da Fano. Quindi dai. Stiamo a vedere quello che succede pure all'ultimo. Come direbbe la Gazzetta dello Sport, che è l'organizzatrice del Giro d'Italia, tutto il rosa della vita. Dai, insomma, dai, cappellino e maglietta. E maglietta. Bella cosa il Giro a Fano. Bellissima. Ma il Giro in sé per sé è molto bello, al di là della località che rappresenta. A Fano ancora di più perché ci siamo noi. Il tifoso? Sì, molto, sì, molto. E io non manco occasione proprio per vedere il Giro d'Italia. Sono sempre stato un appassionato del Giro d'Italia, mi piace molto, sì. Poco prima delle 13.30 eccoli arrivare, prima il gruppetto dei fuggitivi e da 3 minuti il gruppo, con un'andatura non sostenuta dato che avevano appena percorso 60 chilometri, il bello doveva ancora arrivare, cosa che ha permesso ai tanti tifosi di distinguere bene i campioni, le maglie del Giro e le squadre ancora tutte ben compatte nella pancia del gruppo. Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine sia in borghese che in divisa e sia del commissariato di Fano lungo tutta l'arteria fanese, oltre che della polizia locale con 25 uomini sul campo, 4 ufficiali e 2 vicecomandanti sul posto. Ad assicurare anche la sicurezza sul percorso, 35 volontari del CB Club Mattei disposti strategicamente nei punti di passaggio della Corsa Rosa.